Ciao amici, benvenuti nella mia cucina e sul mio canale YouTube. Voglio provare a fare il vin brûlé. È arrivato il freddo e un bicchiere di vin brûlé ci sta proprio bene. Vediamo come farlo. Allora, questo è il nostro vino rosso, il vino di casa, quindi ci vuole un vino buono, diciamo, bello corposo. E qui ho preparato un'arancia nostra bio, si vede che è bio, eh? Un limone del nostro albero e mezza mela, perché ci voleva una mela piccola, però queste sono abbastanza grandi, quindi ne ho presa mezza. Poi ho preparato qui la cannella, due stecche, diciamo, qui si sono un po' rotte. Questo è l'anice stellato, manda un profumo incredibile. Due chiodi di garofalo. Questi sono bacche di ginepro, ne ho prese tre, e la noce moscata. Qui ho dello zucchero, sono all'incirca 3 cucchiai. Bene, allora metto lo zucchero nel tegame. Vedete, sono 3 cucchiai. Ho visto che in alcune ricette ne mettono di più, più di 100 grammi di zucchero, ma io preferisco metterne meno. Ci metto le spezie, le bacche di ginepro, i chiodi di garofano, scusate, la cannella, l'anice stellato. E grattugio la noce moscata, una bella grattugiata. Ok, e poi tolgo la scorza con un pelapatate, cerco di non prendere la parte bianca, soltanto la parte arancio e gialla, quella del limone. Bene, questo vin brûlé ai mercatini su dell'Alto Adige del Trentino va alla grande. Sapete che fa anche bene alla gola, quando si ha mal di gola, influenza, uccide i batteri, così dicono, eh? Ci metto la mela a fettine, così. Comunque è buonissimo, eh? Poi non fa male perché l'alcol evapora. Ci verso sopra il vino. È 1 litro scarso, eh? Accendo il fornello. E faccio poi sciogliere bene lo zucchero. Quindi giro per far sciogliere lo zucchero e porto ad ebollizione. Quando bolle, quando inizia a bollire, 5 minuti, massimo 10, e con un accendigas un po' lungo, oppure con un fiammifero di quelli lunghi lunghi, faccio fiammeggiare in questo modo, così l'alcol evapora, poi spengo ed è pronto. Naturalmente questo può stare anche 2 o 3 giorni. Questo bicchiere, vedete, l'ho preso su ai mercatini. È preferibile usare questo tipo di bicchieri perché il vetro potrebbe rompersi. Lo passo, ma nemmeno servirebbe. Dicevo che l'ho preso, questo l'ho preso a Brunico, poi ne ho un altro che ho preso a San Candido. Molto bello andare su ai mercatini e bere all'aperto quando fa freddissimo questo vin brûlé. Naturalmente bisogna comprare anche il bicchiere che ce lo portiamo a casa. Bello, è profumatissimo. Naturalmente ora lo assaggio. Questo va bevuto caldissimo. Attenzione però a non bruciarvi la lingua. Bene amici, a questo punto non mi resta che andare a bere il mio vino.
vediamo se è uguale, se assomiglia un pochino a quello che ho bevuto in Alto Adige. Assaggiamolo. Buonissimo, bello bollente così va bevuto. Che bontà. Salute. Ciao amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao.